Ultimo turno casalingo per l'anno solare 2021 al Della Vittoria, la formazione di mister Mosconi affronta quella nero-verde di mister Guido Di Fabio. Terza partita nell'arco di 8 giorni per entrambi le contendenti, decisamente più lineare il cammino della squadra di casa che ha totalizzato 4 punti negli ultimi 180 minuti di gioco, mentre gli abruzzesi hanno raccolto un solo punto nel derby casalingo contro il Nereto. Logica conseguenza quindi qualche cambio di pedina negli 11 iniziali per entrambi gli allenatori, che però schierano le formazioni con i rituali moduli 3-5-2 per Mosconi, 4-2-3-1 per Di Fabio. Fofana e Zammarchi al primo minuto, mentre Salvatelli e Severini vengono portati in panchina rispetto all'ultimo successo interno del Tolentino contro il San Nicolò Notaresco. Gara che ovviamente stenta a decollare nei primi 10 minuti di gioco con le due formazioni che prevalentemente duellano nella zona centrale del terreno di gioco. Al 12esimo sono i neroverdi a farsi vedere in avanti. Da fuori area Riva va a assaggiare la condizione di forma del numero 1 locale Bucosse, che smanaccia in angolo. Un minuto più tardi il risultato potrebbe cambiare. Manovra dai locali, quest'oggi maglia grigia per dovere di ospitalità. Zammarchi entra in aria, ma Natale fa da scudo con il suo corpo e riesce a sventare la ghiotta opportunità a Cremisi. Continuano a spingere i padroni di casa. Un minuto più tardi calcio piazzato a lungo di Miccoli per Capezzani, cross di quest'ultimo, ma la difesa abruzzese riesce a chiudere. A fine primo tempo, grossa opportunità anche per gli ospiti. San Severino dalla sinistra serve Mili, che prova la soluzione vincente. Bucossi miracoleggia e prima frazione di gioco che si chiude sullo 0-0. Nessun cambio ad inizio ripresa con gli stessi 22 che si riposizionano sul terreno di gioco. Dopo 4 giri di orologio però il risultato cambia. Capitano Ettore Padovani dalla sinistra, servito da Capezzani, invita all'appoggio Paolo Tortelli, che non fallisce il tapin e porta in vantaggio la formazione locale e festeggia così al meglio la 100ª presenza con la maglia Cremisi. 7 minuti più tardi è bravo Zammarchi ad andare a recuperare il pallone fuori area per poi essere steso in area di rigore dal capitan Terenzio, già ammonito. Passano un paio di minuti prima che si batte il tiro dai 11 metri, precisa la conclusione sull'angolino sinistro di Natale e raddoppio Cremisi con Ettore Padovani. Al 22esimo arriva il terzo sigillo del Tolentino. Sulla tre quarti Tortelli arpiona il pallone dai piedi di Ludovici, si fionda in avanti mentre in sovrapposizione sulla sinistra si fa vedere Alfa Fofana che riceve e che fa passare il pallone tra le gambe di Natale per il 3-0. La reazione ospite non si vede, controlla agevolmente la formazione di casa, ospiti che però colpiscono il legno al 44esimo con Morelli. La sfera ritorna in campo e poi Tancredi sparacchia sul fondo. Si chiude quindi l'incontro con un netto successo del Tolentino, che ora è attesa da un doppio impegno esterno nell'arco dei 4 giorni, prima a San Benedetto del Tronto e poi a Pineto. Allora mister, altri 3 punti importantissimi, una gara in cui nel secondo tempo il Tolentino ha fatto vedere il carattere di cui gode. Sì, sì, i ragazzi devono capire che il primo tempo sono partite in equilibrio, è stato un primo tempo in equilibrio, occasione noi e occasione loro, però devono capire che noi che il primo tempo lavoriamo l'avversario e il secondo tempo, se riusciamo a avere questa intensità, questa mole del gioco, le partite le ingranamo abbastanza bene, poi a prescindere da vincere o da perdere. Però il primo tempo sono sempre partite fisiche, partite dure, spazi stretti, dobbiamo essere bravi a tenere botta e a lavorare bene la partita. Poi il secondo tempo ci spiamo da soli sugli spazi, sul campo nostro, che diventa importante per noi e devastante per l'avversario. È stata una gara in cui sostanzialmente tutti i giocatori hanno fatto il loro compito, hanno giocato bene, ma un plauso anche a Fofana, che oggi sulla sinistra si è dannato veramente l'anima. Ma a Fofana gli ho fatto i complimenti, perché uno quando si impegna, gioca poco, entra 10 minuti, alla fine raccoglie se c'è i comportamenti positivi. Lui oggi ha raccolto perché si è comportato sempre bene, è stato sempre un esempio per il gruppo, non ha detto mai una parola. Questa deve essere la forza del Tolentino, la forza della famiglia nostra e del gruppo, perché se lui si fosse comportato male, a parte non avrebbe giocato, però sicuramente non avrebbe raccolto gli attestati di stima di oggi, non si sarebbe tolto la soddisfazione. Il calcio è un giochetto talmente sottile che se ti impegni alla fine raccogli, ti può andare male una partita, due partite, ma prima o poi raccogli quello che si semina, e sono importante lui, ma la squadra oggi ha lavorato veramente da squadra importante. Sono contento, dobbiamo continuare il percorso di crescita, ci abbiamo ancora 2 partite prima
distaccare una settimana e dobbiamo affrontarle con la massima umiltà, con la massima voglia. Allora, mister Di Fabio, primo tempo che si è concluso sullo 0-0 grazie ai portieri che hanno fatto due miracoli, uno per parte, e poi nel secondo tempo la vittoria del Tolentino netta. Sì, abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove abbiamo avuto un'occasione clamorosa al 45esimo proprio per andare in vantaggio e abbiamo rischiato in un'occasione, solamente la squadra aveva interpretato bene la gara e negli spogliatoi ci siamo detti proprio di continuare a fare quello che avevamo fatto nel primo tempo. Poi in secondo tempo abbiamo preso tre ripartenze su nostri errori e abbiamo regalato la partita al Tolentino perché la squadra ha cercato sempre di proporre il proprio gioco, è riuscita a mettere spesso in difficoltà il Tolentino, poi è normale se sbagli paghi, come ci sta succedendo in questo momento, perché qualsiasi errore commettiamo lo paghiamo caramente. Bisogna quindi rimboccarsi le maniche e attendere anche il recupero che bisogna fare con l'Atletico Fiuggi. Da un po' che ci dobbiamo rimboccare le maniche, ce lo diciamo ogni domenica, perché da un po' che ci sta girando un po' tutto storto. Sicuramente mercoledì è una partita importante per noi. Questa è una squadra che ha bisogno di ritrovare una vittoria per ritrovare morale, per ritrovare certezze che in questo momento sembra, no, che magari le hai perché interpreti bene le gare, fai bene le tue cose, poi in un attimo di difficoltà, come prendi gol, ci si sfascia. Questo non va bene perché la partita, anche se prendi gol, è ancora tutta da giocare, c'è da credere di poterla rimontare. Ma ripeto, commettiamo troppi errori e li paghiamo duramente.